Bentornati su Black Myth Wukong. Abbiamo ottenuto un nuovo bastone grazie ai due boss segreti che abbiamo fatto l'altra volta. Vi faccio vedere il bastone. Eccolo qua, bastone dell'orso del vento. Aumenta significativamente la probabilità del colpo critico. Sì, del colpo critico, del colpo rivelatore di passo illusorio. Molto bene. Noi lo usiamo comunque spesso. Mentre crea armatura, allora abbiamo questo nuovo volto, maschera della scimmia di bronzo, che ci dà più difesa e resistenza alla bruciatura, equipaggia. Poi vediamo un po'. Bello. Prigione aggiuntiva al nemico quando ne spezza la paralisi. Bello, mi piace anche perché questo noi lo usiamo. È molto figo così. Molto figo. Conferma. Che bello. Bellissimo. Allora, e possiamo proseguire a questo punto? Allora, nella valle della no? Allora, una scogliera... Non era qua. Qua. Allora. Oh, oh. Allora io qua... Aia. Quanti ne abbiamo già? Ehi! Oh! Questa zona è di nuovo un po' intricatella.
Oh, Spirit. Questo qua. Mi ha avvelenato. Cosa? Perché non mi faccio mai i cazzi miei? Essenza di pietra. Ha bloccato il passaggio qui. Ma quante ce ne sono? Quante bisogna prenderne? Allora, qua direi che abbiamo fatto. C'era un falò di qua. Ragazzi, lo chiamo falò. Non è che qua. Ok. Eccolo qui. Riposa. Dovremmo avere anche dei punti abilità. Aspetta un attimino. Avanzamento personale, riaccendi scintille. Abbiamo 3. Allora, vediamo un po'. Riduce attualmente il costo di vigore in salti. Ogni livello del talento aumenta discretamente la concentrazione ottenuta e schivate perfette. Dopo uno scatto, il primo infligge temporaneamente più danni. Aumenta la concentrazione. Attiva l'attacco. No. Cosa del bastone, allora. Cosa dell'affondo? Tenendo premuto consente di caricare mentre è fermo. Dove è stato attaccato? Eseguire un rapido attacco in affondo. Risvegliamolo.
Eseguire un attacco leggero dopo aver percepito il nemico, attiva una combinazione. Ah, penso di aver capito. Questa la prendiamo. Questo voglio provare. Un livello del talento aumenta il recupero dove. Non lo uso tanto il. Dopo il copri seduto un altro. Consumo un punto di spera. Bello, bello. Paralisi. Allora lì c'è un'altra iride del Buddha, ma quante sono? Quante vanno prese? Cioè, nel. Deo, ma calma! Oh! Oh. Ma quante. Qui c'è una cascata. Ma qua. Allora, qua. Bello! Si attacca a distanza, eh? Basta. Non è un nemico. Che? Bajo, Yang Wentian, Gujin, sei bussi? Bumio, ule zhengshi, ci gai zan shao jie jiao de lei. Ding Hong Zhuang de jiao, zai lei liang tan.
Ma è il nostro amico cantante? Allora, secondo me abbiamo due vie. Una è quella parte a destra. Qui sicuramente una quest. C'è un passaggio qui a destra e là sopra c'era anche qualcuno che ci parlava dietro quelle cascate là. Vediamo cosa c'è qua. Cos'è? Guardiano di pietra. Io! Disastro. Tosterello pure questo, eh. Rigore di pietra, ecco. Ecco, ecco. Allora, ricordiamoci. Ricordiamoci. Forgia? Armatura? Cosa abbiamo? Allora, leggiamo un attimo cosa fa. Ci vuole questa, eh. Era più bella l'altra, però... Schivate perfette? Ne faccio abbastanza, adesso, non per fare un vanto, eh. Però... Quando conferisce una quantità... Questo è molto utile e aumenta anche molto la difesa. Ok. Ci sta. Guarda come siamo... E qua? Questa zona è un disastro. È un senso buono, eh. Cioè... Ah! Guarda come si caricano in fretta. E dai!
Non mi sono riposato, mannaggia me, non ho dato neanche l'abilità. Chi è? Sono neanche riposato. Va bene, io direi che questo episodio lo possiamo far terminare qui. Ci riposiamo. Poi continuiamo l'esplorazione, perché in sta zona c'è tanta roba. Alla prossima.